Lui è Francesco Tricarico, ce l'abbiamo qui in diretta. Tu hai iniziato a fare musica da subito oppure c'è stato qualcosa che ti ha portato a iniziare a suonare? Ma ho iniziato per caso, ho iniziato in una scuola media che c'era qui a Milano, nella mia zona, una scuola media sperimentale, adesso è un po' più usueto, ai tempi era un po' meno usueto e era una bella scuola, insomma, dove c'era, si lavorava anche il pomeriggio e c'era la possibilità di iniziare a suonare lo strumento. Io iniziai, volevo fare chitarra, ma poi tutti vogliono fare chitarra, scelsi il flauto traverso. Da lì iniziò questo percorso che poi andò avanti al Conservatorio di Milano, molto bello, per cui fu tutto apparentemente casuale, poi quanto fosse destino o quanto fosse qualcosa di una mano dal cielo che mi portò verso la musica, non lo so, però apparentemente casuale fu il mio avvicinarmi alla musica. Beh, quindi Francesco, possiamo dire che, come spesso accade agli artisti, tu ti trovi a fare qualcosa dove magari inizialmente non gli dai un grosso peso, ma poi diventa una vera e propria esigenza. Per te è diventata un'esigenza far musica. Sì, è diventata una grande possibilità e un'esigenza, una necessità e un lavoro, e grazie al cielo. La musica mi ha permesso, come dicevi tu all'inizio, l'ho fatta, sai come si fanno le cose da Sì? ragazzini, avevo un po' di talento e quindi lo facevo, certo, sacrificandomi, applicandomi perché il percorso non era facilissimo, però non è che sentissi questa grande spinta. Poi mi sono reso conto di quale tesoro avessi in mano, di quale possibilità, no? Nel momento poi in cui ti confronti col mondo, c'è cioè un momento in cui sei ragazzino in cui ancora non ti rendi conto di che cosa poi voglia dire il mondo, entrare in un mondo molto, molto strutturato, no? Nel lavoro, nelle cose, oggi più che mai, insomma. E per cui mi rendi conto che avevo una grande opportunità, quella della creazione, dell'arte, della musica. E dell'inventiva, dell'immaginazione. La musica permetteva nella canzone, apparentemente semplice, di creare un mondo e di dare modo alle proprie emozioni di essere raccontate e se riuscite. Possiamo dirlo che un po' di sana incoscienza da giovani ci vuole, cioè nel senso che poi se tu fai le cose con troppa coscienza magari alla fine dei conti non riesci quasi neanche a essere libero, no? Quando fai il gesto, invece quando c'è quella sana incoscienza tu fai quel gesto perché senti che ti fa stare proprio bene. Tu hai avuto questa sensazione? Sì, mamma, io sono d'accordo con te, l'incoscienza è ingenuità, l'ingenuità è un tratto di messa in gioco, di necessità quasi indispensabile poi perché le cose accadano. Se un giovane inizia già a essere, avere un fine è terribile, cioè l'incoscienza è anche già il gioco, soprattutto quello che poi si perde col tempo, vuol dire Certo, esatto. rischiare, soprattutto Ma rischiare sai Francesco qualcosa di. che una delle cose che mi ha sempre colpito un po' di te, dei tuoi testi, è proprio il fatto che tu magari in maniera semplice riesci a spiegare dei concetti che sono veramente importanti, no? E questa penso che sia la tua caratteristica, perché a volte si pensa che la semplicità sia un qualcosa di non troppo solido, no? E importante. Invece tu nelle tue canzoni racconti veramente de degli spaccati di vita importanti. Tu hai mai avuto questa sensazione? Sì, l'obiettivo, ma neanche tanto, era dietro ogni canzone deve esserci un'idea, un messaggio detto in modo Certo. molto semplice, però deve esserci qualcosa di importante per me, per cui sì, a volte mi fa piacere che tu dica che in modo semplice possono essere raccontate cose un po' più complesse, e quello è un po' il mio fine, insomma, ogni canzone è come un appunto. E poi io butto nelle canzoni e vedo se è condiviso, no? La cosa bella è quando a volte con Vita Tranquilla, con Francesco, con altre canzoni, riesco a toccare oltre che alle mie, alle corde di altri. E lì è molto, molto bello perché vuol dire che in profondità forse tutti siamo uguali. Beh, sai, Francesco, perché poi il bello è quando tu, grazie alla semplicità, riesci un po' ad arrivare a tutti, no? I tuoi pezzi ti sono arrivati. Io mi ricordo ancora quando ero alle medie, l'avevo raccontato anche a te questo, e uscì il singolo Io sono Francesco. Eravamo a scuola un po' tutti quanti, e noi la canticchiavamo questa canzone, ma poi col passare del tempo è diventato un po' un racconto di un
un'esperienza importante della tua vita dove tu, in quel momento lì della tua vita, diciamo, è un po' come se stessi raccontando qualcosa che ti faceva, non ti faceva stare bene, però tu, grazie alla musica, sei riuscito ad esprimere un concetto importante, no? Sì, Sbaglio? grazie, non è giusto, grazie alla musica avevo messo alla scrittura, avevo ripercorso, credo che nell'infanzia possano succedere cose bellissime e cose magari meno belle, insomma. In Francesco, che poi era la mia storia di bambino, succedeva un avvenimento difficile da gestire, cioè la morte di questo padre, la maestra che non Certo. considerava questa cosa successa al suo allievo, insomma, cose complesse che forse in un modo o nell'altro tutti a un certo punto cercano di essere cambiati, no? Dalla scuola, dalla propria gioia di essere come si è. Per cui forse in quella canzone molto intima, molto personale, poi si è rivelata essere uno sfogo per tanti, forse ancora oggi fortunatamente, per tanti bambini o ragazzini che si accorgono che in fondo la scuola o hanno dei grandi maestri attenti ai loro interessi, alla loro realizzazione, oppure è una specie di grande fatica per diventare qualcosa che non si è, insomma, per cui lo sfogo poi era liberatorio e, come dire, nonostante tutto, la scintilla, quello che sei, hai modo di coltivarlo anche se subirai dei torti, insomma. Certo, Quindi fu una canzone fortunata. che poi Francesco, no, dobbiamo anche dire una cosa, che la tua insegnante dobbiamo ringraziarla perché dalla negatività di quell'episodio poi ne è nato, diciamo, l'inizio un po' di una carriera importante, perché quella canzone ebbe un successo pazzesco, veramente Sì, qualcosa di incredibile. leggevo oggi, sai, quelle frasi su Instagram, che Sì. Neruda scriveva che si vive per rinascere, no? E la Certo. rinascita, cioè tutti rinasciamo, ma la cosa difficile è poi rinascere a se stessi. Forse un avvenimento brutto accelera i tempi di realizzazione di se stessi, no? È come il gas, se sei in una stanza, il gas esce piano piano, Certo. non te ne accorgi e ci rimani lì. Se invece entri dalla porta e senti che c'è una fuga di gas, te ne accorgi e scatti, insomma, no? Tutte le cose prese a piccole dosi, forse una cosa forte, improvvisa, ti può salvare la vita o un'integrità o il proprio talento, semplicemente, insomma, no? Quanti poi si accorgono, bisogna essere noi a accorgersi dei nostri talenti, a volte i traumi ti fanno rendere cosciente di ciò che sei. Tra l'altro, Francesco, comunque, indipendentemente da questo evento, tu comunque sei andata avanti e finalmente arrivi a Sanremo. Com'è stata quell'esperienza? Sì, uscì Tricarico, uscì Fresco Baldo, poi uscì il terzo disco che era Giglio, che conteneva Vita Tranquilla. L'esperienza fu bella, forte. Ricordo grandi, grandi emozioni, grandi professionisti. Un vero momento molto intenso della mia vita, ero innamorato, vedo la donna che poi sposai, insomma. È stato un momento di svolta. Un sliding door, forse, insomma, dove iniziava un altro capitolo, un altro momento della mia vita. Per cui lo ricordo con grande amore, Sanremo e tutto ciò che su quel palco si respira, tutti i fantasmi del passato che ci sono, da Modugno, da Gaetano, da Dalla, insomma, inutile che sia a elencarli tutti. È un palco tuttora magico, mai vecchio, mai. Sempre affascinante Tu, anche Francesco, durante come il lavoro. lockdown sei riuscito a sc hai scritto qualcosa o ti sei impegnato a fare magari qualche tuo hobby? Perché so che sei anche un pittore, tra l'altro. Sì, io dipingo anche. No, sì, è stato un momento. È stato un momento stranamente bello, perché poi era per alcune cose terribile, come tutti sappiamo. Certo. Però era questo fermare tutto è stato anche una giustificazione a fermarsi, no? Di solito si lavora, io lavoro, e c'è sempre un sentirsi in colpa rispetto a una normalità, perché la musica, l'arte ha dei tempi molto, molto strani, insomma. Lì era come se tutto fosse diventato un tempo di favola, un tempo di gioco, un tempo di ricerca creativo, perché intorno alla fantasia aveva superato la realtà. Per cui sì, è stato
quel momento così surreale, drammatico è stato anche bello per certi aspetti, chiaramente non quelli drammatici e quelli certo. Ingovernabili e inspiegabili e ancora tuttora sotto gli occhi di tutti. Possiamo definirlo un periodo terapeutico da un certo punto di vista, no? Come dici tu, cioè avevamo bisogno di fermarci un secondo e magari di riflettere su certe cose. Penso che anche per te, che sei un cantautore, ti ha fatto vedere le cose anche sotto un'altra luce, no? Sì, non so se le cose forzate non sono ciò che non scegli alla fine, non so mai se sia positivo o negativo se tutti avessimo bisogno di fermarci per quel tempo. Però, visto che così è stato, bisognava farne una cosa positiva. Per cui penso che, non so se poi i risultati che ci si aspettava, ossia saremo tutti più buoni, più attenti, più siano venuti fuori. Perché poi è venuta fuori anche una grande Homo homine lupis, qui è venuto fuori anche Homo homine che ti contagia. Per cui certo. C'è una grande dissidenza, no? Sì, comunità, ma anche sì molta paura dell'altro, che non è mai bello, che non è mai siamo animali sociali, siamo animaletti nati per stare insieme, per scambiarci, per toccarci, per sporcarci, per poi ripulirci, no? Per cui certo. Cioè, ho un po' paura di tutta questa paura, di questa distanza, di questa che poi ho forzata, cioè esatto. Necessaria, così dicono, per cui va rispettata questa. Però la vedo come, speriamo che finisca, insomma, che presto si accorga che siamo più forti di quanto non immaginiamo. Francesco, guarda, io adesso, no, pensando anche un po' a te, alla tua carriera, c'è stato un momento l'anno scorso dove tu hai incontrato uno dei cantautori più importanti italiani, insomma, vi siete incontrati perché vi chiamate allo stesso modo, perché tu ti chiami Francesco Ticarico e lui si chiama Francesco De Gregori. Com'è stato questo incontro? Cosa ti ha lasciato? Mi ha lasciato una grande amicizia, un'amicizia che è nata, è stata un'avventura l'estate scorsa bellissima, dall'Arena, dall'Arcimboldi, da Taormina, Caracalla, teatri bellissimi, tanta gente, grandi canzoni, grande poesia. Mi ha lasciato una grande emozione perché c'era tanta gente e quindi la poesia, la metafora sono ancora importanti, no? Per cui ho visto che c'erano tanti giovani, tanto bisogno di poesia. Mi ha lasciato aver girato con un gigante dell'identità, perché poi Francesco De Gregori ha avuto e ha i risultati che ha perché è sempre stato coerente con se stesso, coraggioso. E quindi è stato bello che mi abbia chiesto di accompagnarlo e che sia nata questa avventura bellissima, perché io credo che seguire il proprio percorso a volte possa essere difficile, ma è la cosa che poi alla lunga ti dà più soddisfazione. E lui è un maestro in questo, di coerenza, di poesia, di forza, insomma, di momenti alti e bassi, di essere andato avanti per poi arrivare ai risultati che ho visto, insomma. Grandissimo spettacolo, grandissime canzoni, grandissimo interesse del pubblico e quello che io mi auguro per me e per ogni artista. Francesco, è stata un'esperienza bellissima e un'amicizia nata meravigliosa. Certo. Francesco, poi io, se mi viene istintivo chiederti, quando tu hai collaborato con Francesco De Gregori, no? Hai avuto un minimo di, sai, l'hai vissuto come un punto di partenza oppure come il raggiungimento già di uno status importante come cantautore? Come l'hai vissuta da questo punto di vista? Hai sentito la soggezione? No, status importante no, è stato un arricchimento, ma è stato un tassello in un mosaico che compongo, non è finito, insomma, che non è una. C'è ancora molto lavoro da fare, devo fare cose che voglio fare, scrivere e capire, insomma, della vita, dell'arte, della musica, della discografia, dello show, della comunicazione. È stato un momento sicuramente anche quello, come Sanremo, come che ha dato una grande prestigio, perché comunque Francesco, che andare in giro con lui e essere scelto, è stato un onore.
è un momento molto importante, l'ho visto così, come un momento molto importante. Ultima cosa da chiederti, il prossimo album, prossimi lavori discografici che stai organizzando, manca tanto o sono in porta? Spero che esca presto, è quasi finito e aspettando di capire il momento migliore. Guarda, io non vedo l'ora, te lo dico subito. Mi fa piacere, te lo manderò al più presto, ma dai, che tu mi dia un parere. Va benissimo, va benissimo. Io ti devo ringraziare, Francesco, per la disponibilità, perché con questi oggi ci hai dato tanti spunti di riflessione, perché con questi a volte si pensa che il cantautorato sia un qualcosa che riguarda altre generazioni, invece tu sei la dimostrazione che quando il cantautorato è fatto bene con semplicità, poi alla fine arriva a tutti, indipendentemente dall'età. Quindi grazie. Grazie a te, Sean.